Cari amici di Vita Trentina, bentrovati. Oggi ci chiediamo come riempire la solitudine, che può essere uno dei rischi più ricorrenti in queste lunghe giornate dell'emergenza sanitaria. Forse la prima risposta creativa è quella che ci viene da uno strumento che è sempre con noi, la voce, il telefono che consente di far sentire la nostra voce a chi è lontano e a riempire questa solitudine, soprattutto quando essa non è una beata solitudine, un'oasi di silenzio in cui si ritrova se stessi, ma quando diventa quella che noi abbiamo definito in una copertina di Vita Trentina qualche settimana fa la solitudine canaglia, quella subita, che nasce magari già da una situazione normale di pochi rapporti umani, di poche relazioni e che in queste giornate evidentemente si è acuita. Bene, ognuno di noi può rispondere con una sua iniziativa, dedicare più tempo, fare qualche telefonata più lunga a persone diverse, persone nuove e soprattutto aumentare la qualità del nostro ascolto. Da questo punto di vista la Caritas si è attivata per fornire un servizio più specialistico con i propri operatori e anche gli esperti dell'associazione AMA di Auto Mutuo Aiuto hanno avviato una linea telefonica di ascolto. È bene poterla segnalare, poterne anche usufruire. Una risposta creativa, ripeto, che ognuno di noi può esprimere sia nel fare una telefonata che nel riceverla con un ascolto attento e diverso dal solito. Ci risentiamo domani.